Stagionature differenti di parmigiano reggiano offrono ai tuoi sensi diverse percezioni. Con una corretta gestione e presentazione del parmigiano reggiano, valorizzerai la percezione sensoriale. Togli il formaggio dal frigo e dall'eventuale sottovuoto almeno una mezz'ora prima. La temperatura ideale per degustare parmigiano reggiano è tra i 16 e i 17 gradi. Il parmigiano reggiano, che è un formaggio a pasta dura, si scaglia con il coltello a mandorla per apprezzare la struttura granulosa. Prendi la scaglia con le dita. Toccala. Col tatto puoi avere informazioni sulla struttura come umidità, untuosità, friabilità. E adesso osservane il colore. Più il parmigiano reggiano è giovane, dai 12 ai 15 mesi, più il giallo paglierino avrà intensità tenue. Più stagiona, più il giallo paglierino sarà intenso, netto, fino a diventare ambrato per una stagionatura di oltre 36 mesi. Ecco una caratteristica essenziale del parmigiano reggiano: i cristalli dell'aminoacido tirosina. Questi puntini bianchi appaiono dai 15 ai 18 mesi in avanti e aumentano per numero e dimensione con la stagionatura. Tenendo la scaglia tra le dita, esercita una leggera pressione. Con stagionature maggiori la durezza aumenta e la capacità di deformarsi diminuisce. Spezza la scaglia e osserva la granulosità della pasta lungo la linea di frattura. Con il prolungarsi della stagionatura, la granulosità aumenta. Porta la scaglia alla bocca. Durante la masticazione prova a distinguere alcune caratteristiche strutturali grazie ai sensori tattili della bocca. Nella masticazione valuta l'elasticità del formaggio, cioè la sua attitudine a riprendere la forma iniziale, e la durezza, cioè la resistenza che oppone alla pressione delle mascelle. Valuta poi la friabilità, l'attitudine del formaggio di frammentarsi, e la solubilità, la sensazione che si sciolga in bocca. Avvertirai anche la presenza dei cristalli di tirosina. Questi parametri sono i più caratteristici del parmigiano reggiano ed aumentano con la stagionatura. Per allenare i tuoi sensi, puoi ripetere la degustazione con le diverse stagionature, mettendole a confronto per potenziare la tua capacità percettiva. E quando ti sentirai pronto, mettiti alla prova rispondendo alle domande del quiz per diventare un palato raffinato.